Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Misericordiae patris, miserere nobis, quoniam tu solus.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo, tuo Figlio, Re dell'Universo, fa che ogni creatura libera dalla schiavitù del peccato ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore regna, si riveste di splendore. Di maestà si riveste il Signore, si cinge di forza. Stabile il mondo non potrà vacillare, stabile è il suo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco,
Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen, dice il Signore Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che
cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re. Rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Due immagini tratte dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato ci aiutano ad accostarci a Gesù, Re dell'Universo. La prima, tratta dall'Apocalisse di San Giovanni, è anticipata dal profeta Daniele nella prima lettura ed è scritta dalle parole «Viene con le nubi». Si riferisce alla venuta gloriosa di Gesù come Signore e fine della storia. La seconda immagine è quella dell'angelo, Cristo che sta davanti a Pilato e gli dice «Io sono re». Ci fa bene, cari giovani, fermarci a contemplare queste immagini di Gesù mentre iniziamo il cammino verso la giornata mondiale del 2023 a Lisbona. Soffermiamoci allora sulla prima. Gesù che viene con le nubi. È un'immagine che parla della venuta di Cristo nella gloria alla fine dei tempi. Ci fa capire che l'ultima parola sulla nostra esistenza sarà di Gesù, non la nostra. Egli, dice ancora la Scrittura, è colui che cavalca le nubi e nei cieli manifesta la sua potenza. E cioè il Signore che viene dall'alto e non tramonta mai, è colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna e incrollabile fiducia, è il Signore. Questa profezia di speranza illumina le nostre notti, ci dice che Dio viene,
che Dio è presente, che Dio è all'opera e che Dio volge la storia verso di Lui, verso il bene. Viene con le nubi per rassicurarsi, come a dire: non vi lascio soli quando la vostra vita è avvolta da nubi oscure. Io sono sempre con voi. Vengo per rischiare e far risplendere il sereno. Il profeta Daniele però specifica di aver visto il Signore venire con le nubi guardando nelle visioni notturne. Nelle visioni notturne. Cioè Dio viene nella notte, tra le nubi spesso tenebrose che si addensano sulla nostra vita. Ognuno di noi conosce questi momenti. C'è bisogno di riconoscerlo, di guardare oltre la notte, di alzare lo sguardo per vederlo in mezzo alle oscurità. Cari giovani, guardare nelle visioni notturne, cosa vuol dire questo? Avere occhi luminosi anche dentro le tenebre, non smettere di cercare la luce in mezzo alle oscurità che tante volte portiamo nel cuore e vediamo intorno a noi. Alzare lo sguardo da terra verso l'alto, non per fuggire, no, per vincere la tentazione di rimanere stesi sui pavimenti delle nostre paure. Questo è il pericolo, che ci reggono le nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a piangere addosso. Alza lo sguardo, alzati. Questo è l'invito. Alza lo sguardo, alzati. È l'invito che il Signore ci rivolge e al quale ho voluto fare eco nel messaggio dedicato a voi, giovani, per accompagnare quest'anno di cammino. È il compito più arduo, ma il compito più affascinante che vi è consegnato. Stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli. Essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne. Essere costruttori in mezzo alle macerie. Ne sono tanto in questo mondo di oggi. Tante, tante macerie. Essere capaci di sognare. E questo per me è chiave. Un giovane che non è capace di sognare, poveretto, è diventato vecchio prima del tempo, eh? Essere capace di sognare. Perché questo fa chi sogna. Cosa fa? Non si lascia assorbire dalla notte, ma accende una fiamma, accende una luce di speranza che annuncia il domani. Sognate, siate svelti e guardate il futuro con coraggio. Vorrei dirvi questo: noi tutti vi siamo grati quando sognate. Ma davvero, ma i giovani quando sognano tante volte fanno chiasso. Fate chiasso, perché il chiasso vostro è il frutto dei vostri sogni. Vuol dire che non volete vivere nella notte. Quando fate di Gesù il sogno della vostra vita e lo abbracciate con gioia, con un entusiasmo contagioso che ci fa bene. Grazie. Grazie quando siete capaci di portare avanti i sogni con coraggio, per quando non smettete di credere nella luce anche dentro le notti della vita, per quando vi impegnate con passione per rendere più bello e umano il nostro mondo. Grazie per quando coltivate il sogno della fraternità, per quanto avete a cuore le ferite del creato, lottate per la dignità dei più deboli e diffondete lo spirito della solidarietà e della condivisione. E soprattutto grazie perché in un mondo che, appiattito sui guadagni del presente, tende a soffocare i grandi ideali. Non perdete in questo mondo la capacità di sognare. Non vivere o addormentati o anestetizzati, no. Sognare vivi. Questo aiuta noi adulti alla Chiesa
Sì, abbiamo bisogno, anche come Chiesa, di sognare. Abbiamo bisogno dell'entusiasmo. Abbiamo bisogno dell'ardore dei giovani per essere testimoni di Dio che è sempre giovane. E vorrei dirvi un'altra cosa. Tanti vostri sogni corrispondono a quelli del Vangelo. La fraternità, la solidarietà, la giustizia, la pace sono gli stessi sogni di Gesù per l'umanità. Non abbiate paura di aprirvi all'incontro con Lui. Egli ama i vostri sogni e vi aiuta a realizzarli. Il Cardinale Martini diceva che alla Chiesa e alla società servono sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo. Sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo. È bello, eh? Vi auguro di essere tra questi sognatori. Ed ora veniamo alla seconda immagine, a Gesù che dice a Pilato: io sono re. Colpiscono la sua determinazione, il suo coraggio, la sua suprema libertà. È stato arrestato, viene portato nel pretorio, è interrogato da chi può condannarlo a morte. In una circostanza del genere avrebbe potuto lasciar prevalere un naturale diritto a difendersi, magari cercando di aggiustare le cose, trovando un compromesso. E invece Gesù non nasconde la propria identità, non camuffa le sue intenzioni, non approfitta di uno spiraglio di salvezza che pure Pilato lasciava aperto. No, non approfitta. Con il coraggio della verità risponde: io sono re. Si prende la responsabilità della sua vita. Sono venuto per una missione e vado fino in fondo per testimoniare il regno del Padre. Dice: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Gesù è così, è venuto senza doppiezze, per proclamare con la vita che il suo regno è diverso da quelli del mondo, che Dio non regna per aumentare il suo potere e schiacciare gli altri, non regna con gli eserciti e con la forza. Il suo è il regno dell'amore. Io sono re, ma di questo regno dell'amore. Io sono re del regno che dona la propria vita per la salvezza degli altri. Cari giovani, attira la libertà di Gesù. Lasciamo che ci vibri dentro, che ci scotta, che susciti in noi il coraggio della verità. E noi possiamo chiederci: se fosse qui, ora, al posto di Pilato, davanti a Gesù, a guardarlo negli occhi, di che cosa mi vergognerei? Davanti alla verità di Gesù, alla verità che è Gesù, quali sono le mie falsità che non stanno in piedi, le mie doppiezze che a Lui non piacciono? Ognuno di noi ne ha. Cercarle. Tutti ne abbiamo, di queste doppiezze, di queste compromesse, di queste aggiustare le cose perché la croce si allontani. Ci serve metterci davanti a Gesù per fare la verità in noi. Ci serve adorarlo per essere liberi dentro, per fare luce sulla vita e non lasciarci ingannare dalle mode del momento, dai fuochi di artificio del consumismo che abbaglia e paralizza. Amici, non siamo qui per farci incantare dalle sirene del mondo, ma per prendere in mano la nostra vita, per mordere la vita, per viverla pienamente. Così, nella libertà di Gesù, troviamo anche il coraggio di andare controcorrente. E questo è una parola che io vorrei sottolineare: andare controcorrente, avere il coraggio di andare controcorrente, non contro qualcuno, che è la tentazione di ogni giorno, come fanno i vittimisti e i complottisti
che caricano la colpa sempre sugli altri. No. Contro la corrente malsana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che tante volte cerca delle cordate per sopravvivere. No, con questo. E andare controcorrente per metterci nella scia di Gesù. Egli ci insegna ad andare contro il male con la sola forza mite e umile del bene, senza scorciatoie, senza falsità, senza doppiezze. Il nostro mondo, ferito da tanti mali, non ha bisogno di altri compromessi ambigui, di gente che va di qua e di là come le onde del mare, dove li porta il vento, li porta i propri interessi, di chi sta un po' a destra e un po' a sinistra dopo aver fiutato che cosa conviene, gli equilibristi. Un cristiano che va così sembra essere più equilibristi che cristiano. Gli equilibristi che cercano sempre una strada per non sporcarsi le mani, per non compromettere la vita, per non giocarsi sul serio. Per favore, avete paura di essere giovani equilibristi? Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società. Non avere paura di criticare. Noi abbiamo bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno criticando, per esempio, contro la contaminazione ambientale. Abbiamo bisogno di questo. Siate liberi nelle critiche. Abbiate la passione della verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava dalle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù per la giustizia, per l'amore e per la pace. Cari giovani e giovani, vi auguro che ciascuno di voi possa sentire la gioia di dire: con Gesù anch'io sono re. Sono re, sono un segno vivente dell'amore di Dio, della sua compassione e della sua tenerezza. Sono un sognatore abbagliato dalle luci del Vangelo e guardo con speranza nelle visioni notturne. E quando cado, ritrovo in Gesù il coraggio di lottare e sperare, il coraggio di tornare a sognare, ad ogni età della vita.
Cristo è il Re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera perché tutto si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Noi ti preghiamo. Per la Santa Chiesa, unita a te, mite Re di pace, esprima alla luce del Vangelo la giustizia nuova che hai promulgato dalla croce. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i pastori del popolo di Dio, restando fedeli al ministero ricevuto, siano imitatori del tuo amore verso i piccoli del regno. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per la società in cui viviamo, si riconosca la dignità di ogni uomo da te redento e cresca la sensibilità verso i deboli e gli indifesi. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per chi si trova in dolorose situazioni di peccato, non esiti ad affidarsi alla tua misericordia e si incammini verso una vita nuova. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i giovani di Roma e di tutto il mondo, docili alla tua volontà e trasformati dalla tua grazia, vivano gioiosi nella ricerca del tuo volto. Noi ti preghiamo. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutte le creature la tua signoria di grazia e pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia ai comandamenti di Cristo, Re dell'Universo, per vivere senza fine con Lui nel Regno dei Cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa est. Oh.
al Signore.